Allora, sei quasi pronto per partire questa nuova avventura nel campionato di Serie B, B2. Qui, innanzitutto, quando inizia? Sì, il campionato di B2 comincia il weekend del 7-8 ottobre e noi oggi riprendiamo la nuova stagione con una squadra rinnovata. Rinnovata di quando? Parecchio? Sì, abbastanza. Abbastanza abbiamo riconfermato quelle più giovani. E abbiamo cercato di costruire una squadra con un po' di esperienza e un po' di gioventù. Che campionato si prevede? Qual è l'obiettivo finale? Guarda, noi siamo partiti con un profilo soft all'inizio, però poi ci sono arrivate 3-4 opportunità importanti e siamo riusciti, grazie al direttore sportivo e alla proprietà, a coglierle. Quindi sicuramente lottiamo per stare nella parte alta della classifica, sì. Un campionato abbastanza duro? Sì, un campionato molto duro e molto avvincente. Il girone pugliese rappresenta sempre molte insidie con squadre molto organizzate e in più ci sono anche delle squadre campane che anche elle sono organizzate. Campagna acquisti finita qui? Sì, la campagna acquisti è finita qui, e il roster è fatto da 14 ragazze, e a rotazione saranno coordinate e coadiuvate anche dalle ragazze del settore giovanile che passeranno all'interno della Serie B2 e noi ci aspettiamo e ci auguriamo il meglio. Ci dà due nomi delle più forti, va, diciamo? Ma no, sono tutte giocatrici importanti. Di categoria? Tutte giocatrici di categoria e sono giocatrici che hanno fatto anche la B1, c'è anche qualcuna che ha fatto la 2. Quindi se ci seguirai con più assiduità ti accorgerai e le conoscerai meglio. Esattamente quando ne sono le nuove? Le ragazze nuove sono 7-8. In ruoli diversi ovviamente? Sì, sì, in ruoli diversi. Abbiamo la nuova palleggiatrice, la nuova seconda palleggiatrice, la nuova centrale, una solamente, le schiacciatrici, tre nuove schiacciatrici, quindi abbiamo da lavorare tanto. Più che una domanda, l'invito a un messaggio alle ragazze. Qual è il messaggio che invii alle ragazze all'inizio del campionato? Le dico che devono essere disponibili, così come tutto lo staff tecnico lo deve essere, con un'alta capacità di ascolto e un'affidabilità votata alla responsabilità che ci possa portare sempre più in alto.